Allora, tu lamentavi questo problema, iniziavi a fare un roll, per esempio a destra, position hold, ecco, lui non si fermava subito, non contrastava, continuava a slittare. In questo momento è praticamente fermo, quindi il position hold è garantito. Redentore, questo è il tuo H520. Abbiamo risolto tutti i problemi del J4, quindi avevi praticamente un problema di roll, chiamiamolo roll permanente. E a te sembrava come se il posizionamento GPS non fosse corretto, in realtà era lo stick del roll che aveva dei problemi, per cui il position hold non ti sembrava perfetto. Vediamo dopo questo intervento il comportamento del tuo H520. Armiamolo. Su. Mettiamolo sul campo. Siamo nel carrello. Allora, tu avevi un problema di roll. Un attimino faccio un po' di manovre ortogonali giusto per vedere se è perfetto. Allora, lo avvicino. Vedo un attimo gli stick come lavorano. Un piccolo cerchio. Ottimo, devo dire. Proviamo la modalità lepre. Sì, sì, perfetto. Torno un attimo indietro così aumento la velocità. Eccolo qui. Allora, tu lamentavi questo problema. Iniziavi a fare un roll, per esempio a destra, position hold, ecco, lui non si fermava subito, non contrastava, continuava a slittare. In questo momento è praticamente fermo, quindi il position hold è garantito. Proviamo a fare un roll a sinistra. Stop. Ottimo. Quindi, come vedi, non abbiamo assolutamente più il problema. Proviamo a farti vedere lo stick, quindi vado a sinistra. Stop. Destra. Stop. Ecco, praticamente il tuo, prima di questo intervento, continuava la rotta di roll e si fermava molto più lentamente, o addirittura non si fermava. Praticamente l'effetto era questo: continuava un po' a muoversi e tu eri indotto a pensare che il GPS, il posizionamento, non era perfetto. In realtà i risultati si vedono. Va bene, facciamo un breve test, vado a tutta velocità. Torniamo. Premetto che ho già fatto altri test, quindi il drone è praticamente perfetto. Siamo praticamente all'ultimo firmware. Quello pubblicato, se non sbaglio, la settimana scorsa. Ecco, volevo farti vedere uno zoom. Non so se si riesce ad apprezzare la qualità. Ecco, proviamo lo zoom fino a 8x. Eccolo qui, il massimo. Facciamo uno zoom out. Guarda un po'. Ottimo, direi. Non so se si riesce a vedere il posizionamento. Ecco, il tuo H520 è praticamente inchiodato, nonostante ci sia una leggera brezza. Inchiodato lì, senza problemi. Torniamo a casa. Ottimo, ok. Portiamolo qui. Facciamo atterrare.
giù. Va benissimo. Ciao Red, domani può partire. Alla prossima, ciao.